Podcast. In modo sicuramente spettacolare, forse solo un po' lo sentite tamarro, comincia a Chicago la Convention dei Democratici, il grande congresso che ufficialmente incorona Kamala Harris. Un processo lungo, sofferto, che fa dimenticare Joe Biden e guarda al futuro, con Trump che rischia di tornare alla Casa Bianca e il popolo democratico che allora si stringe e si rafforza. Ma è una strada che guarda anche al passato, o almeno che arriva da là. Innanzitutto la scelta, Illinois, Chicago, la metropoli sul lago Michigan. Ladies and gentlemen, today is a celebration. A celebration of democracy. A celebration of freedom. A celebration of future. Chicago, are you ready? Fortezza Dem, capitale economica del Midwest, ma soprattutto capitale politica d'America. Non quella di palazzo, sia chiaro, quella è Washington, ma quella di piazza, delle strade, delle rivolte e delle grandi marce. Beh, qui nella Windy City, la città ventosa, aveva, per capire, il suo quartier generale Martin Luther King. Qui vennero incoronati Theodore Roosevelt, Herbert Hoover, Franklin Delano Roosevelt, Dwight D. Eisenhower. È la città delle proteste, che nel 1968 vide manifestanti pacifisti contrari alla guerra in Vietnam scontrarsi con la polizia, proprio mentre si teneva la convention democratica lì, a Chicago. Con quasi 3 milioni di abitanti, è la città della working class e degli Obama. Attenzione, qui Barack si laurea, diventa avvocato, viene eletto per 3 volte senatore, ha il suo quartier generale, cresce le figlie. Insomma, l'avete capito, a Chicago non succedono cose banali. Quello che abbiamo visto alla convention democratica, in effetti, proprio banale non è. That's how we're gonna fight. And as the next president of the United States always says, when we fight, when we fight, when we fight, thank you. You had people in that group, excuse me, I saw the same pictures as you did. And I'm not saying it's going to be easy, but we will win. This is a democracy. Sfida per la Casa Bianca di Gerardo Greco e Giulio Uccero. Quando Kamala Devi Harris, classe 64, sale sul palco della convention democratica proprio nel giorno del suo anniversario di matrimonio, è alla fine di un viaggio assolutamente inaspettato. La colonna sonora ormai è sempre la stessa, Freedom di Beyoncé. Bandiere, cartelli, palloncini pronti. Tutto l'armamentario per celebrare la grande metamorfosi di una vice destinata fino a 2 mesi fa all'oblio. So, America, the path that led me here in recent weeks was no doubt unexpected. But I'm no stranger to unlikely journeys. Kamala inizia e parla, appunto, di viaggi. Lo dice lei stessa. Il percorso che mi ha condotto è stato inaspettato, ma non sono estranea a viaggi improbabili. Ora, per quanto improbabile il viaggio della vice Harris, cominciata solo qualche settimana prima, con un presidente che si era rivelato all'improvviso troppo vecchio, non è solo quello che la porta all'incoronazione da candidata a Chicago. Ma il percorso di Kamala è soprattutto politico. È la grande ambizione di conquistare le menti e i cuori di quella America media in crisi, senza la quale nessuno vince, soprattutto negli stati chiave, quelli in bilico. È la metamorfosi, appunto, di una vicepresidente rimasta piuttosto in ombra, diventata ora la candidata di tutti. Lo sa Adam Frankel, l'uomo che scriveva i discorsi di Obama e adesso fa lo stesso per Kamala. Tanto che le fa dire: io voglio costruire una classe media forte, è questo l'obiettivo della mia presidenza.
we will pass a middle class tax cut that will benefit more than 100 million Americans. Io vengo da lì, dove tutto è possibile, dalla California. Kamala ricorda il suo quartiere sulla piana di San Francisco, quartiere di operai, infermieri, pompieri. Un posto bellissimo, sembrerebbe. You see, when I was in high school, I started to notice something about my best friend Wanda. So one day I asked if everything was all right. And she confided in me that she was being sexually abused by her stepfather. And I immediately told her she had to come stay with us, and she did. This is one of the reasons I became a prosecutor, to protect people like Wanda, because I believe everyone has a right to safety, to dignity, and to justice. Certo, la sua storia è fatta soprattutto di aule di giustizia. Per arrivare alla Casa Bianca non può smettere di ricordare le ore passate in tribunale, in veste da procuratrice. Quando si rende conto che la sua amica del cuore stava subendo abusi sessuali dal patrigno, capisce anche che nell'America, dove tutto è possibile, c'è bisogno di protezione e per questo diventa pubblico ministero. E qui è facile, è un gol a porta vuota, il pubblico ministero contro il felon, il condannato Trump. Lo sappiamo, questa è la linea di attacco più forte contro l'ex presidente. Il pericolo Trump, lo hanno evocato in molti sul palco della convention democratica, tra poco lo sentiremo. Le conseguenze del suo ritorno sarebbero estremamente gravi, dice Harris. The consequences of putting Donald Trump back in the White House are extremely serious. E per questo we are not going back, non torneremo indietro. We are not going back. We are not going back. We are not going back. E soprattutto alle donne di questa America di mezzo, poi, che parla Kamala, donne che capiscono il messaggio quando si parla di diritti negati. La battaglia più insidiosa sul fronte della libertà è questa, tanto che Harris attacca dritta. Vogliono un bando totale sull'aborto. Questi sono fuori di testa. Ban medication abortion and enact a nationwide abortion ban with or without Congress. And get this. Get this. He plans to create a national anti-abortion coordinator and force states to report on women's miscarriages and abortions. Simply put, they are out of their minds. Il punto è che però, vada come vada, ora lo scontro è in atto, non si fermerà. In 4 giorni a Chicago abbiamo visto i democratici menare i repubblicani senza sosta. Perché va bene la politica della gioia, bandiera della campagna di Harris, ok, i palloncini, l'abbiamo detto, le canzoni, i sorrisi, che per i repubblicani sono anche troppi. Vabbè, ma questa battaglia contro Trump è una battaglia vera e propria che non si fa da soli. Una roba da ring. Ladies and gentlemen, c'è un rito nella sacralità del wrestling americano, quella lotta teatrale di nerboruti campioni che fingono di menarsi, fingono. Quando la lotta è a squadre, due dello stesso team si danno la mano e si passano il ring. Ecco, in una notte della convention americana in Mondovisione succede proprio questo. Due campioni, magari leggermente in disarmo, si alternano, si danno la mano, anzi si abbracciano proprio, e poi menano il malcapitato avversario. Il team ovviamente è quello degli Obama e lo sventurato antagonista è Donald Trump, peraltro grande appassionato di wrestling. Solo che stavolta le botte sono vere e fanno male. His limited narrow view of the world made him feel threatened by the existence of two hardworking, highly educated, successful people who happen to be black. Tell him that the job he's currently seeking might just be one of those black jobs. Comincia Michelle e Michelle Obama va giù dritta sul razzismo. Trump ci ha attaccato per anni, si è sentito minacciato dall'esistenza di due persone che lavorano, hanno successo e sono in questo caso anche nere.
Chi glielo dice adesso che il lavoro a cui punta, cioè la Casa Bianca, è un black job, un lavoro da neri, dice Michelle. E giù risate della convention, va bene. Poi compare da dietro Barack, lungo abbraccio, appunto, cenno d'intesa. I am the only person stupid enough to speak after Michelle Obama. Eccolo l'ex presidente Obama. Sono l'unico abbastanza scemo da venire a parlare dopo Michelle, sua moglie, perché lei è davvero la campionessa, applaudita come non mai dal popolo Dem in estasi. E poi anche Barack riprende a menare. Già, perché nel lontano 2016, quando la finale per la Casa Bianca la vinse Trump contro Hillary, gli Obama adottarono la strategia di volare alto, di non rispondere agli attacchi di Donald. Barack Hussein Obama. Adesso però tutto è cambiato. Nessun colpo, anche quelli più bassi, viene risparmiato. Anzi, il vecchio Obama, parlando del repubblicano, può esprimersi addirittura così. There's the childish nicknames, the crazy conspiracy theories, this weird obsession with crowd sizes. Temi comici pazzeschi, andate a vedere il video se non l'avete già fatto. È la parte 2 della storia, quella cominciata dal candidato vice di Kamala, Tim Walz, cioè che Trump e il suo compagno di corsa Vance siano strani tipi, mezzi matti. These guys are creepy and yes, just weird as hell. That's what you see. That's what you see. È un po' un refrain di quel comprereste un'auto usata da quest'uomo. Come disse Kennedy nel 60 riferito a Nixon e ci vinse le elezioni. Il senso è sempre lo stesso, sempre lì siamo. Vabbè, torniamo a Obama. Vi fidate, dice Barack, di un uomo come Trump che distribuisce nomignoli a tutti, è fissato con le teorie cospirazioniste e ossessionato dalla dimensione del pubblico nei comizi. Solo che, se proprio non volete andare a rivedere il video ve lo spieghiamo, mentre lo dice, mentre parla delle dimensioni della folla, mostra un'ipotetica grandezza e si sorprende a guardarsi le mani, come se si riferisse a evidenti anatomie maschili. Se lo avesse fatto Trump, sarebbe venuto giù il mondo, ma con Obama il pubblico riformista e compassato applaude, si spella le mani e la sfida è mortale. Razzista, mezzo matto, forse persino impotente. Non si vola alto, qui a Chicago si lotta nel fango. La posta in palio è altissima. Che si rida un po' almeno. In the words of the great Steph Curry, we can tell Donald Trump, night night. Dice Michelle, nessuno ha il monopolio per stabilire cosa significhi essere americani. Rincara Barack. Se vincesse Trump, riporterebbe il paese indietro, cancellerebbe le conquiste della democrazia di questi anni. Ed eccoli qui, gli Obama sono tornati, non a caso nella loro città, da dove avevano cominciato e dove appunto sono tornati per sconfiggere i fantasmi del passato, il populismo trumpiano, le guerre in Afghanistan e in Siria, l'inamovibilità su Joe nonostante la sua salute malandata. I love the job, but I love my country more. La vecchia coppia del wrestling politico americano è il motore della riscossa Dem. I due sono ancora capaci di tirare fuori la frase che tutti aspettano. Yes, she can, vecchio motto di Barack riadattato a Kamala. Yes, she can. Yes, she can. Eh già, l'effetto nostalgia è forte, fortissimo. E non termina qui, perché continua anche con gli altri ospiti, come i Clinton. È vero, qui quella sensazione è più sfumata, più lontana. Oddio, però Hillary è la prima candidata presidente, eh? Kamala la seconda. E l'avversario è sempre lo stesso. Non sottovaluterei questa contingenza. Ascoltiamola. Donald Trump fell asleep at his own trial. And when he woke up, kind of history, the first person to run for president with 34 felony convictions. Ti stiamo venendo a prendere, Donald. È un po' la sintesi.
Hillary infatti parla con un leggero e comprensibile senso di vendetta. Il suo ex avversario, dice, è un criminale egoista che si è addormentato durante il suo stesso processo e quando si è svegliato ha fatto la storia, ritrovandosi come il primo candidato alla presidenza con 34 condanne penali. E la folla risponde al grido di battaglia, anche questo un po' wrestling. Lock him up, sbattetelo dentro, ribaltando esattamente quello che Trump diceva a Clinton, Hillary, nel lontano 2016. For what she's done, they should lock her up. Giustizia è fatta anche per lei, certo, solo se Kamala vince. E lei, che ha perso 8 anni fa pur vincendo il voto popolare, sta lì a ricordarlo. Non date nulla per scontato. Trump adesso sembra in ritirata, ma non bisogna mollare. Beh, questa è l'ossessione di Hillary e Bill. Il senso di un'altra coppia leggendaria della politica americana, tradita da un Trump che a suo tempo, quando ancora non si era messo il cappellino MAGA in testa e non si era preso la Casa Bianca, pensate, si diceva persino clintoniano, vabbè. Please welcome the 42nd President of the United States, Bill Clinton. Ora, quando anche Bill sale sul palco, è la sua 13ª volta in una convention. Non è un caso che il suo nomignolo a Washington sia da sempre The Comeback Kid. Il ragazzo delle rimonte, che sta sempre lì da più di mezzo secolo in politica, da quando, agli inizi degli anni 70, lavorava per un ambizioso senatore che si chiamava Gary Hart e che si sarebbe inguaiato, destino comune, per una storia di donne e tradimenti. Nel 72, alla sua prima convention democratica, il candidato si chiamava George McGovern e perse con un cappotto terribile contro Nixon, quello dell'auto usata di Kennedy citato poco fa, che poi sarebbe stato spazzato via dallo scandalo Watergate, perché i destini della politica USA sono mutevoli come piume al vento, e Bill viene a dire questo. 2 days ago I turned 78, the oldest man in my family. And the only personal vanity I want to assert is I'm still younger than Donald Trump. A 78 anni viene a dire al popolo, che ormai risponde a Kamala, che non sa quante altre volte parlerà, che non è più un ragazzo, ma che è comunque più giovane di Trump, ci tiene a sottolinearlo, anche se ha la voce roca e un fisico provato dalle terapie cardiologiche. Vabbè, ma è sempre lui quello che ha sempre cercato una rimonta, prima con Al Gore sconfitto da Bush nel 2000 e poi con Hillary brutalizzata da Trump. È la memoria della politica americana e spiega ai delegati, le elezioni sono sempre aperte, non montiamoci la testa perché la politica è uno sport brutale. Appunto, è wrestling, ma le botte fanno male per davvero e sul palco il passo ormai fragile del decano della Casa Bianca sembra quasi dimostrarlo plasticamente. D'altronde la convention è questo, cappellini, canzoni, nuovi slogan, botte metaforiche all'avversario e tanto, tantissimo entusiasmo. Ladies and gentlemen, my name is DJ Cassidy and I'd like to welcome you all to the Democratic National Convention Roll Call. All our voices are heard all around the nation. Esatto, l'entusiasmo e le canzoni. La roll call di ogni stato viene lanciata dalla canzone di un cantante originario di quello stato. Quindi c'è l'immancabile Taylor Swift, c'è Lady Gaga, c'è Eminem e per le Hawaii, beh, Bruno Mars. America, thank you all for loving Hawaii. The spirit of aloha means acting with love and kindness. Our Hawaii was the first state to legalize abortion. Una cosa molto pop, fatta bene, dobbiamo dire, con tanto DJ in sala, folla impazzita. È lo spettacolo della convention, dove un popolo Dem che per mesi ha temuto di essere schiacciato da Trump ora ha ritrovato coraggio e fiducia. Maurizio Molinari, direttore di Repubblica, sei stato a Chicago, hai passato 4 giorni allo United Center, visto chi c'era, parlato con i dirigenti e con la base democratica. Ecco, ti chiediamo, ma che popolo hai visto? Che popolo è quello democratico che si stringe attorno a Harris?
donne, classe media, minoranze e anche un'apertura a indipendenti e repubblicani. Il popolo di Kamala Harris esce dal convention di Chicago con un'identità che punta a unire l'America contro Donald Trump. Il confronto non è più quello tradizionale fra democratici e repubblicani ai quali siamo abituati. Nelle parole di Barack Obama e della moglie Michelle pronunciate dal palco, l'intenzione di Kamala è di unire l'America contro un personaggio che non risponde ai valori americani. Come ha detto Nancy Pelosi, il confronto è fra autocrazia e democrazia, e quindi su questa piattaforma si chiede alla classe media, nel senso più ampio che la politica americana prevede, di riunirsi attorno alla candidata del Partito Democratico. E quindi, parlando anche ai repubblicani, ai moderati, agli indipendenti scontenti del personaggio, delle scelte e dei valori di Donald Trump. Questa è la scelta elettorale che esce da Chicago, che si scontra con un'America dove i sondaggi ancora danno i due candidati per la Casa Bianca testa a testa. Sarà una corsa ancora lunga, mancano oltre 2 mesi, una sfida all'ultimo voto, ma da Chicago esce il popolo di Kamala con un'identità più precisa, basata su gioia e grinta. Quello che è sembrato anche in questi 4 giorni è proprio il passaggio di testimone, perché sì, abbiamo esaltato le dinastie, gli Obama, i Clinton, ora gli Harris, chi lo sa, ma il Partito Democratico ormai è cambiato. Non è solo il canto del cigno di Joe a chiudere un'era, è proprio la base a dirlo. Più afroamericana, più attivisti LGBT, ma anche più America profonda e meno spocchia da East Coast, come direbbero gli amici repubblicani. Tutti uniti dietro Harris, tutti uniti contro Trump the Second, il ritorno di Donald alla Casa Bianca. Anche perché il sequel, di solito si dice a Chicago, è sempre peggio dell'originale. I will be a dictator for one day. Sfida per la Casa Bianca è un podcast scritto e condotto da Gerardo Greco e Giulio Uccero. Il coordinamento editoriale è di Anna Silvia Zippel. Per Accenture Media Tech, in produzione Paolo Prosperini. Editing e suono Giacomo Aloisi. Una produzione One Podcast.